Allora, vediamo come impostare questo difficile passaggio per vedere Tempesta d'amore. Avremo il tablet messo sul leggio così oppure in mano. Clicchiamo l'accensione, digitiamo 4 volte 0, poi ok e accediamo alla schermata principale. Andiamo su impostazioni, quello con la rotellina dentata. Poi andiamo su altro, cioè wifi bluetooth utilizzo altro, clicchiamo su altro, clicchiamo su VPN e clicchiamo su tempesta d'amore. Viene fuori la password che è già preimpostata da me e digito connetti. A questo punto attendo di vedere che la parola connesso compaia sotto la scritta tempesta d'amore. Ecco, il dispositivo in questo momento è connesso. A questo punto digito sulla casetta in basso, torno alla schermata principale e vado su Video Mediaset che è qui sotto l'ora. Entro nell'applicazione di Video Mediaset, digito programmi, vado su cerca e scrivo tempesta. Tempesta. Viene già fuori con te, tempesta d'amore. Clicco sull'immagine tempesta d'amore, mi vengono fuori le puntate che ci sono, ce n'è una sola dell'8 gennaio. Clicco sulla puntata e a questo punto mi carica il video della puntata. In questo momento, mentre carica il video, metto il tablet in posizione orizzontale. Così è più comodo e clicco sull'iconcina che mi allarga lo schermo. Dopodiché c'è una puntina, una freccia verso il basso, sempre qua di fianco alla casetta di home per togliere la tastiera. Questo punto aspetto che parta la puntata. Quando ho finito di vedere, clicco su home. Torno su impostazioni, torno su altro, torno su VPN, clicco su tempesta d'amore e disconnetto. È molto importante questo passaggio perché bisogna ripetere la connessione e disconnessione perché la VPN è quella che mi permette di vedere programmi italiani all'estero, solo che rallenta un filo la velocità di connessione. Quindi se la usi per vedere Tempesta d'amore va bene, ma dopo devi tornare indietro. Quindi, riassumendo, tu sarai, finisci di vedere Tempesta d'amore, clicchi su impostazioni, vai su altro, clicchi su VPN e dopodiché, cliccando su Tempesta d'amore, vedrai che viene fuori disconnetti. Vabbè, speriamo bene. Ciao.